go. Andiamo avanti, che ieri sono accadute un sacco di cose succose. Allora, per farvi un veloce riassunto, ieri abbiamo fatto abbiamo finito le prove con cuore scuro, che doveva decidere del suo destino. Il suo destino, cioè, allora, lei è tutta la vita che è un'adepta di Shar, questa dea cattiva, malvagia, che vuole fare del male a tutto e a tutti. E cuore però la vedi che non è cattiva, anzi è buona come il pane, però è un'adepta di Shar, vabbè, perché lo è da quando era piccola. E ieri, nella prova di ieri, si è deciso il suo destino, perché lei ha tradito Shar voltandole le spalle, e adesso in questo momento i suoi poteri penso proprio che vengano da Selune. Infatti sì, guarda. Ah, benedizione di Selune, che è la dea opposta a Shar, è la dea della luna. E quindi, ecco, ancora l'elmo da giustiziere oscuro. Ops. Ancora un po' di roba da giustiziere oscuro. Ma sai che quasi, quasi... Sì, dai, prendiamo il corvo. Voglio portare anche il corvo con me, voglio un sacco di minion. Parti di minion. Yurex, grazie mille per le 5 sub regalate. Sei super carino. Buone feste e buon Natale. Grazie. Grazie, grazie, grazie davvero. Thank you. Carinissimo. L'ho convertita anch'io al dominio della vita. Sì, pure io l'ho fatta dominio della vita e adesso è con Selune. E il fatto è che abbiamo liberato l'Asimar, che era prigioniera in fondo al tempio di Shar. E quest'Asimar prigioniera stava dando la vita praticamente a Thorn si chiama, sì, a Kerrick Thorn, Caterick Thorn, che è in pratica questo generale, questo re che canto notturno, esattamente. E adesso finalmente forse potremmo riuscire a ucciderlo, perché Kermit Thorn, perché lui era immortale, ed era immortale perché quest'Asimar canto notturno gli stava dando i poteri, ovviamente non per la sua volontà. C'era un mago oscuro che l'aveva incatenata con una sorta di rito, e noi l'abbiamo liberata, e cuore oscuro in quel momento ha fatto la sua scelta. Quindi adesso siamo alle torri dell'alba lunare, perché dobbiamo affrontare Caterick Thorn. È arrivato il momento. Grazie Stefano! Grazie mille, bello! Grazie per i 100 bits! Hai finito di fare i regali di Natale? Sì, 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 finito, finito. Yes, fatto gli ultimi qualche giorno fa. Grazie anche a Franci Piero. Grazie mille, Franci. Sì, che poi in realtà io è più di un mese che faccio i regali di Natale. Che poi ogni volta trovo delle cosine magari che mi piacciono, quindi aggiungo. Non lo posso dire che cosa ho regalato, perché molte delle persone a cui ho fatto regali mi seguono, quindi non voglio spoilerarvi. Hai ragione, Sofia. Prossima volta controlliamo. Ecco l'Asimar. Quella è l'Asimar che abbiamo liberato ieri. And carve a path of brightness to the accursed one's second death. So saith the wise Alondo. Ma quindi era una profezia. The beacon of angelic wrath has taken the fight to Caterick on the rooftop. In the first line of defense are dead. But storming the tower won't be easy. And if we wait too long, Caterick will gather his strength and retaliate. Attacchiamo subito, infatti. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? Perché sta parlando con cuore? Ah, perché ero con lei, mi sa. Oh, sei tu l'altarpista, dimmelo tu. Entriamo e come prima cosa prendiamo possesso del piano terra bloccando tutte le uscite. Però effettivamente li ho condotti io. Lei è l'arpista, quindi lei è molto brava sicuramente a fare dei piani. Ma siamo noi che stiamo comandando la situazione, quindi... Ok, entriamo, come prima cosa prendiamo possesso del piano terra e blocchiamo tutte le uscite. Vai. John Marines, grazie per la sub. Benvenuto. A sound strategy.
Once it's done, me and my harpers will hold the ground floor while you hunt down the general himself. Benissimo, quindi loro tengono giù il primo piano. They'll scout the prisons and the barracks below to ensure we're not taken by surprise. Say the word, and we're off. Facciamolo. No, non la voglio nel mio gruppo. Facciamolo. Il mio gruppo è già a posto. In this light, there will be victory. In this light, we will avenge the fallen! The time has come. Getheric will taste of death at last. La trovi antipatica? No, a me piace un sacco Jaira. Ma io non la trovo antipatica. Ah, se l'aggiungo diventa la quinta. No, ma preferisco in realtà che sia con il suo party. Cioè, deve guidare il suo party. Cioè, a livello di gameplay... Ma no, cioè, proprio se io mi trovassi in stato di situazione ti direi, ok, guida il tuo party. Non la metterei nel mio. Brazzalotto Diego. Brazzalotto Diego, grazie per il Prime. Anche a te, benvenuto. Allora, aspetta, vado col mio. Let's get going. Attenzione. You dare show yourself here after all you've done? Of course. You have betrayed me. You have betrayed General Thorm. You have betrayed our god. Uh-huh. And for what? These harpers. Moonrise will be their tomb, and in death, you will all serve the Absolute. È dalla prima volta che ti ho visto che non vedo l'ora di ucciderti. No, in realtà no, lei mi sta anche molto simpatica, devo essere sincera. Lei è una delle poche qua dentro che mi sta simpatica. Fatti da parte, Zrel. Where's the fun in that? Boys, make this traitor bleed. If you say so. Ognuno sceglie di che morte morire. Motivo per il quale non posso fare niente? Let's go. Che c'è troppa gente. Oh, è ancora grossa Karlak, benissimo. Però aspetta, non riesce comunque a passare. Allora, prima di tutto, spostiamo... Azione bonus, vai. Aspetta, cosa siete deboli? Resistenza nessuna, bene. Cosa si è sparata? Resistenza al fuoco. Ah, immagini speculari. Va bene. Porta il mio nuovissimo meraviglioso elementale. Occhio dell'inverno. Allo, se è meglio congelare sta bestia qua. No, giochiamo Sitra. Piccolo dolce elementale. No, 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 no. Boia, l'attacco d'opportunità. Vabbè che ha un sacco di vita elementale, però. Devo solo spostarmi per non stare in mezzo. Che meraviglia, elementalino. Allora, graffio. Graffio... Aspetta un attimo a buttarti là in mezzo. Allora, cuore. Adesso cuore può passare. Cuore può passare, può arrivare fino a qui. Cuore. Benedizione. Benedizione è la cosa migliore che puoi fare in questo momento. Allora, posso benedire fino a 5 creature. No, 6 creature. Allora, io faccio una benedizione. 5 creature, benedico anche Jaira. Sono 1, 2, 4, 5. Perfetto. Benedizione a tutti. E inizio ad andare verso l'avanguardia. Mi sposto. Devo spostarmi in prima fila con lei. Karlak, tu devi riuscire a passare. Anzi,
serve che tu passi, sai. Non serve affatto che tu passi. Passo velato e mi teleporto qua. Posso usare ira al primo turno, ma posso iniziare con sfocatura. Così intanto mi avvicino ai nemici e sono qua pronta in posizione d'attacco. Poi Will. Qua un glifo fa un sacco di danni meravigliosi. Quanto range devo avere? Eddo. Devo essere molto molto più vicina. Qua va bene. Come fai con la col cheddar sopra? Allora. Devo mangiare, quindi è necessario fare pace per il cibo. Fame. Allora. Io lo metterei... forse più in qua, Fare fuori tutti questi, però il movimento non è sufficiente. Niente, prendo solo questi tre, dai, va bene. Mi va bene anche loro. Ah no, 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 no. Non posso spostarmi abbastanza avanti. E allora io... tiro un'ispirazione bardica su Karlach. Certo che anche dominare persone. 18 metri. Difesa alta. Però ci possiamo provare. Io ci provo. Io ci provo a dominare la discepola. Dai, è divertente. Proviamoci. Poi se non entra, amen. Ah. Vabbè, dai, ci ho provato. Immaginavo non sarebbe entrato. Graffio. Allora, Graffio, tu è meglio se stai un po' nelle retrovie, in realtà, perché lo scopo di Graffio è quello di riportarmi in vita i caduti. Guarda che basso tipo. Pensa di farsi la passeggiata. Allora, il mio imp va subito sul mago. Questi sono maghi entrambi. Oh, ma ci sono gli arcieri quassù! Porca! Questi van fatti subito, tipo. Van fatti prima gli arcieri. Dove posso volare? Vediamo. Ok, arrivo massimo fino a qua. Devo stare sugli arcieri con l'imp. Scatto, sì. Tagli addosso. Proprio addosso. Nothing will stand in my way. Benissimo, ora tocca a me. A me ovviamente perché sono io Lillian, quindi tocca a me, cioè questo sono io. Ok, dunque, sposto un po' più avanti. Parto con il mio incantesimo preferito. Non saperne leggere nessuno. Media da. Aspetta. Piazzerei qui. Sì, sì. Ora ne prendo un tot se faccio. Shit, ho preso anche Karlach. Volevo prendere Karlach. E allora, aspetta, discepola. No, non posso usare sortilegio. Ah, pozioni. Usiamo pozioni. Pozioni, pozioni, pozioni. Oh, che fastidio. No! Non so mica. Perché non so che magie fanno. Aspetto a tirarmi una pozione perché voglio vedere che elementi usano. Il corvo! Mi ero dimenticata del corvo. Ah, corvetto, beccata accecante. Becca gli occhi della creatura e accecala. Tu, corvettino, devi andare a rompere le balle all'altro arciere. Ho bisogno che i volanti mi stiano. Arriva qua su. Dovrei farlo andare un po' più avanti.
Poi qua su. Devo già usare lo scatto, perché sennò no, non ci arrivo. Lo scatto dovrei arrivarci. Ok. Gli sto addosso. Ah! Posso pure usare beccata ciecante. Ma è sgravissimo, raga! Cioè, ho tipo 6.000 attacchi extra col corvo. Che figata, l'ho accecato. Ho accecato l'arciere. Spettacolo. Ok, sono contenta di aver preso il corvo. Keku, grazie per i 18. Ciao, bentornato, Keku. Super forte. Oh. Ah, ok, no, è il cattivo. Va bene. L'adepto. Minchia, già era. Già era. Ah. Ma questi erano gli gnoll addestrati, poverini. Mi dispiace per gli gnoll addestrati. Vabbè, già era fatto esplodere qualsiasi cosa. Contentissima. Li ha sciottati, ragazzi. Vediamo. No! Oh, troppi danni su Carla, che non mi piace. Il bastardo mi ha fatto fuori il corvo. Però sono stati accecati. Contro incantesimo. Suka. Ma proprio Suka. Tu vieni con me. Oh, oh. Oh, non toccarmi, Will. Fai ridere. Nel frattempo fa media darsa distruggendo tutto. Però il mio elementale è mezzo fa media dare e non mi piace la cosa. Aia, troppi danni all'elementale. No buono. Questi danni no buoni. Allora, glifo di interdizione. Ora è il momento, ma devo togliere assolutamente l'elementale da lì. Quindi... colpisce un nemico lasciando una pozza d'acqua sul luogo dell'impatto. Io però prima congelerei un po' tutto. Sono qua. Perché ne prendo pochi in realtà con questo attacco. Allora. Io provo a congelarli, dai. I due maghi qua. L'antarv, l'armaiolo e il mago. Ok, e cerco di allontanarmi. Torno qua dietro. Ho bisogno di essere curato. Piccolo elementale. Comunque l'elementale è veramente forte. Bellissimo. Sgravo. Mi piace un sacco. Ok, ora possiamo usare il glifo senza pensieri. Freddo. Ah, grande Will, potentissimo. Allora, aspetta perché abbiamo dei nemici in mezzo a noi. Colpo di pomolo in faccia. Bam, frastornato, grande Will. Carlac. Allora, prima di tutto esci da fame di Adar. Tira. Arrabbiata. Molto arrabbiata. I tuoi alleati vicini aumentano di uno la vostra classe armatura. Benissimo. Direi che meglio non potevamo chiedere. Ok. Allora, Mig. Thanks. Due? Tu lo mangi? Sacro colossale. Qua non colosso moltissimo. A questi ci pensano loro. Che cosa cazzo hai fatto? Stavo dicendo, a questi ci pensano loro. Ho cambiato idea.
Uno? Sul serio? È sopravvissuto con uno di vita? Ragazzi, è arrivato il momento di provare il colpo infuocato. Zon, 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 zon. Allora, aspetta. Verrebbe più conveniente farlo su di loro. Forse è meglio aspettare che si raggruppino un po' meglio, perché non sono così vicini. No, aspettiamo un attimo. Non ho fretta. Non ho affatto fretta. Posso sparare un guardiano della fede qua in mezzo. Aspetta. Devo anche curare l'elementale dell'acqua, però non voglio sprecare un cura ferite così. Però non è sprecato, cavolo. Effettivamente l'elementale dell'acqua è molto forte. No, allora, curiamolo. Uso un cura ferite su di lui. Allora, 7, 28. Quanto hai? 42. Sì, dai. No, livello 3. Livello 3. E vado in, vado avanti. Vado avanti. Mi metto qua con l'avanguardia. Chiudo alto. Lili! Oh! Guarda questi. Oh, si stavano mangiando i miei hamburger. Lani. Non le posso lasciare lì. Un attimo. Guarda questi. Allora, la Lily era lì che si stava leccando tutto il formaggio, hai capito? Simpatica lei. Allora, Graffio, non c'è granché che tu possa fare in questo momento. Quindi mettiti scatto e boh, vai qua. No, hanno evocato un guardiano della fede. Lo stavo evocando io. Ma evoco io il mio guardiano della fede e li faccio combattere. Metto guardiano della fede contro guardiano della fede. Sono dei peli su questo hamburger. Vanno già te, Lily. Allora, fammi riadare ancora lì. E va bene, però. Nel frattempo. Io me la prenderei. Il guardiano della fede qua in mezzo mi dà un po' noia. Spingerei via, che non so se posso spingerlo via. Farei uno e due, vediamo se riesco a spingerli. No, forse è interrotto. E allora provo a spingere via la discepola Zrel. Porca Eva, l'ho buttata in mezzo a fame di Adar. Direi che questa l'ha sentita. E io me ne sto qua, nelle retrovie. Balù, non cominciare, eh? Boh, raga. Ogni volta che attacca Jaira si distrugge tutto. I suoi attacchi sono talmente potenti. Oh no! Chi è che ha fatto fame di Adar qua in mezzo? Vabbè, lo uccidiamo. Chiunque sia, lo uccidiamo. Toccare il mio imp? Ah, fai ridere, ha fatto uno al mio imp. Mancato, fai ridere. Big Rona. Cavolo è sta roba che ha fatto. Ha richiamato tutti dentro fame di Adar. C'è così tanta roba a schermo che ho laggato.
Claude, ma ciao. Ma ben trovato, Claude. Grazie per i 9. Il cambecchissimo. Arrivo lì? Allora, io direi che prima di tutto porta dimensionale e porto via me e Jaira. Cosa vuol dire il bersaglio troppo lontano, che non è vero? Perché mi dice che non posso, scusami? Come il bersaglio troppo lontano? Ah no, è effettivamente troppo lontano, c'ha ragione. Stati per mezzo alle balle. Devo portare via la Jaira. Allora mi sa che la curo. Però c'è cuore, tocca cuore dopo. Allora facciamo che esco da qui, dai. Esco, fammi uscire. Fammi uscire e Jaira la portiamo via. No, devo uscire da qua. Cioè, c'è troppo bordello. Prenditi. Jaira sta morendo. Vediamo se riesco a fare tutto così e a non prendermi attacchi di opportunità. Ok. Prendo Jaira e me la porto qua. Ok, no, non voglio rischiare che muoia. Troppo bordello qua. Me la curo anche, va. Livello 1. Do giusto qualche HP in più per non rischiare proprio il one shot. Allora, Karlach, sei in mezzo al delirio. Quindi non sono rimasti pure pochi nemici qua, effettivamente. Cioè, non sono neanche così tanti. È che qua è tutto ghiacciato, ma perché l'ho ghiacciato io. Ci leviamo dalle balle. Beh, fino a qua al massimo posso arrivare. Ok. Tiro salvezza su ghiaccio. Successo. Benissimo. Cuore. Cuore, cuore, cuore. Potrei curare. Ma in realtà loro sono rimasti pochissimi. Basta Linzella. Allora, chi è che ha fatto fame di Adar? Concentrazione fame di Adar, è lui. Bisogna far fuori lui. Movimento non sufficiente. Aspetta, forse posso farlo fuori io con lei. Se da qua riesco ad arrivarci. Ready. Devi pensarci tu. Ah, non ho usato la palla di fuoco. Potevo fare quella. Ci ho pensato prima. Mi sono dimenticata. Beh, senti, io gli faccio un dardo tracciante. Aspetta, devo venire in mezzo al bordello. Tracciante livello 2. Com'è troppo lontano. Sono 18 metri. Come fa a essere troppo lontano? Io impazzisco. Allora basta, sei la mia unica speranza. Bersaglio troppo lontano.
si è messo in un punto dove io non riesco ad arrivare con nessun PG. Io impazzisco. Arctic Gamer, grazie mille per i ride. Ciao Arcali, grazie per i 53. Nel mezzo di un trasloco passo mi abbono e scappo. Grazie Stella, grazie per esserti ricordata. Buon trasloco. Mannaggia, oh, dovevo andare subito su di lui. Focato su di lui, non posso. Così faccio fuori anche lei. È una situazione che mi sta facendo impazzire. È riuscito a mettersi veramente nell'unico punto dove io non arrivo. Let's go. Balù, basta, Balù. Devi smetterla. È la tua pappa, non per me le balle. Mizraim! Ciao Miz! Grazie per i 68. Ma lo so che sto in mezzo al bordello. È proprio per questo che deve morire lui. Vabbè, dai. È che volevo curare Karlach e invece non posso muovermi. Devo fare una fava. Arrivo. Balù, basta! Ciao Dragone! Grazie per gli 8 mesi! Anche a te bentornato e grazie a It's Yugen! Grazie mille per il Prime, benvenuto! Non lo so. Sono abbastanza sconfortata da questa situazione. Allora, io userei distorsione elementale. Spostarmi. Adesso ho capito quanto è fastidioso fame di Adar per mo, perché lo sto subendo. Io facevo la sgargiante usandolo su. Allora. Io esco da qua. Ok, non sono più in fame di Adar. Bene. Ora posso teleportarmi dove cacchio voglio? Sì! Oh! Benissimo. E adesso... We did it. Yurex, grazie per i 200 bits. Thank you. Non ci credo, è rimasto di nuovo con uno di vita. Io impazzisco. Allora, adesso però posso andare lì col mio PG. Adesso io ti vedo. Ora ti vedo benissimo. Vedo sia te e Mig. Vabbè, ma Mig... Ma ci arrivo? Sì che ci arrivo. Forse è interrotto, peccato. Vabbè, facciamolo 08 a breve, vai. Bene, ora cuore. Puoi curare. Però cavolo, Karlach che è troppo indietro. E allora senti, non curare. Divino radioso. Lei. Dragone! Grazie mille per aver regalato una sub in community. Grazie, Dragone. Thank you so much, buon Natale. Yep.
La Hera si è trasformata. Questi qua che vanno tutti in mezzo alla mia fame di Adar non sono proprio dei geni del male. Mi sa che mi conviene toglierla, va. Vediamo la fame di Adar. Via. Ok. The blade will not bend. Quindi ricominciamo. Allora, si riparte. Si riparte con Karlach che si avvicina. Grazie. Cuore che va un po' più avanti. Ah. Non posso attaccare con cuore, cioè non posso muovermi con cuore, va bene. Ah, sono scivolata su ghiaccio, no! Vabbè. Allora, sopra ci pensa Limp. Ma c'è un hype train! Grazie, grazie Dragonstorm, grazie per la sub prime, benvenuto. Grazie Dragone di nuovo che regala un'altra sub in community. Grazie ragazzi, buon Natale. Guarda che è scivolata. No, no. Sono rimasti due sfigati qua. Senti, io non... Boh, non saprei. Libertà di movimento? Non posso raggiungerla. Allora non mi serve niente. Utilizzerò un'altra porta dimensionale per avvicinarmi a quelli lì. Ci vado con... Vado con cuore, troppo vicino, spesso troppo lontano. Coming through. Andiamo insieme, dai. Go, baby. Do cuore e me la porto là. Come l'ho scelta? Cuore. Perché il bersaglio non può essere mosso con la forza? Ma di nuovo mi dà errore. Non so perché non posso prendere cuore. Mi aveva già dato questo problema. Vabbè, amen. Io laggiù non ci arrivo. Ah, neanche con beffa crudele. Parola guaritrice, allora, livello 4 su Karlach. È un grandissimo spreco, ma... Vabbè, livello 2. Lo spreco... Parola guaritrice livello 4. Che si devono avvicinare loro, se no non posso far niente. Ha ucciso un arpista. Oh, che bella sta cura d'aria. Mi dà gusto. Dove si è teleportata la tizia, scusami. Perché la tipa non la vedo più? Quella che è venuta qua, ha cassato l'incantesimo, è scomparsa, è esplosa, è morta. Ah, è invisibile. Non la vedevo più. Allora, lo facciamo in questa direzione. Perché mi sa che qua... Arrivo, ci arrivo, ok. Congelato. Madonna, è troppo forte, veramente fortissimo. Elementale. Sgravo. Sono vero contenta di averlo preso.
Allora, l'imp è rimasto questo qua con, con 15 di vita. Non missare, dai, imp. Salve. Io sono quella che tira gli incantesimi potete. Non riesco a vedere. Un posto di merda dietro la colonna. Sono messa in un punto proprio del cavolo. Vai, a terra. Di opportunità al mio elementale. Bravo Imp, hai fatto un buon lavoro. Dal basso così è difficile colpirli, eh. Devono pensare. Allora, Karlach non è più in ira. No dai, c'ha uno di vita, lo secco. È che sono pochi danni, c'è un peccato, un po' uno spreco. Adesso mi sa che me la porto di là, Karlach. Ah no, già, che è vero che non posso. Secondo sempre che non posso. No, non ci arrivo. E allora, sussurri dissonanti. Livello 4, quanti danni sono? 3, 6, 36. In realtà è buono. No, 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 in realtà va bene. Non lo posso fare anche livello 1. Devo solo spaventarlo. Perfetto, spaventato, faticato. Benissimo. Itek, grazie per la sub, benvenuto. Thank you. Ciao, grazie ancora Stefano. Ciao, bello, buona serata e buon Natale. Grazie mille. I burger sono freddi ormai. Eri invisibile? Eri invisibile. Dio, ma ha un sacco di vita lei però. Allora aspetto, ti faccio qualcosa di più divertente. Io non avevo preso anche le malattie. Questi sono tutti gli slot che ho. Io ricordo di aver preso anche le malattie. Allora, svantaggio su... Su cosa sei forte? 18 destrezza? Se ti dessi svantaggio su destrezza... Passato il tiro.
Allora, caro Imp, devi far fuori l'ultimo arciere. Olimpa alla fine, piano piano. Li sta facendo tutti, eh. Da lì. Sto a 24 di vita. Conviene andare a far fuori lei. Solo che mi sa che non ci arrivo, no. Non ci arrivo, infatti. Allora sì. Come non è morto? Sono molto, molto delusa. Tanto delusa. Sì, comunque i miei alleati fanno ridere. Non me la fa espandere la barra. On the victor's path. Dai, oh, ma questa passa tutti i tiri di salvezza. Qualsiasi cosa. Adesso non ci arrivo più là dietro. La sua mano. Tanto qua lo zelota è morto. Del male la tipa che ci ha dato doppio attacco di opportunità. Allora mi serve che Lillian si avvicini. Devo fare una bella cura d'aria. Buono. Direi usciamo da qui. Dalla tipa. Ciao. Una è riuscita a schivarmela, però intanto vabbè, gli attacchi se li è presi. Grande Limp, grandissimo. Limp ha chiuso. Ok, dobbiamo tornare giù adesso. Qua mi sa che non ci arrivo. Can't even catch my breath. Poca vita, quindi me ne sto molto ferma qua. Tab dei filtri. Ma è che non so se mi mancano degli incantesimi con cuore che non riesco a vedere. La guardiana non è rimasta tantissima vita. Però mi toglierei da qui. Finding my way.
Saggezza non mi pareva messa benissimo lei in realtà. 10. Madonna, 5 di intelligenza. Sussurri dissonanti. Spaventata, perfetto. Bene, Karlach. So se ci arrivo con l'arco, sì, ci arrivo. Molta destrezza, ma l'ho presa. In mezzo io non ci vado. Massimo mi lancio qua. Luli, grazie per il raid. Oh, Luli. Madonna. L'attacco d'opportunità all'elementale dell'acqua è stata la cosa peggiore che potesse mai fare. Ha intrappolato Will. Oh, ha quasi ucciso Will. Guarda come si va a nascondere, mannaggia lei. Di vita. Non ci credo. E vabbè ragazzi, vorrei dire che l'MVP sarà l'elementale. Chi è immobile spaventato? Vantaggio immobile spaventato, ma quando mai? Vabbè, immobile spaventato, ma l'ha shottata uguale. Una recensione definitiva su Baldur's Gate 3? Per me è un po' tardi. Non so sinceramente chi mi guarderebbe una recensione dopo così tanto tempo. Non so se come contenuto potrebbe avere un senso di esistere una recensione a così tanto tempo dall'uscita del gioco. Cioè, può aver senso magari dopo un mese, tipo anche la Sofia ha aspettato di finirlo per fare la recensione, però ho messo tre settimane. Delle guardie delle torri dell'alba lunare. Oh. Ho scelto il casco di banane, sappilo. Hai fatto bene, Luli. Hai fatto molto bene. Provo la tua scelta. Uovo di gallina. Ci prendiamo intanto tutte le chiavi, poi ci facciamo un bel riposo breve. E io lo farei. Ecco, canto di riposo. Vai. Aspetta, siamo tutti qui? E qua. Sì, siamo tutti qui. Corvo, poi lo rievocheremo. Vai, riposo. No, preferisco far questo, però. Non si sa mai. Bello. Però loro non sono messi benissimo con gli incantesimi. Io sì. Io assolutamente sì. Se la merita, a me piacerebbe molto. Alla fine tutti ne hanno parlato, ma definitivamente pochi recensito bene. Ma perché è un gioco che richiede tanto, tanto, tanto tempo per essere completato. Defender of the people.
Arlac. Wanna dance? Caffio. Con il nostro piccolo esercito. No, riposo lungo mentre sono davanti a... No. No, ragazzi, non lo faccio riposo lungo adesso. No, no, siamo nella stanza per andare da Ketterick Thorm. Ha anche detto di non aspettare troppo, perché se aspettavamo troppo ci... Cioè, lui si riorganizzava. No, no. Non posso farlo. Ma a parte che sì, probabilmente neanche il gioco te lo fa fare, ma non avrebbe senso. Cioè, a livello proprio di trama non ha senso fare un riposo lungo qua. E Nana marcia, molto bene. Roba scaduta. Pergamena di frantumare, pergamena di paura. Ascia, stava all'accampamento. Armatura di guerriero creato, accampamento. Protettore dell'assoluta. Respinta di scudo. Quando un nemico ti colpisce con un attacco in mischia, puoi usare una reazione per buttarlo a terra prono. A meno che non superi un tiro salvezza su destrezza. Scudo di fuoco gelido. Invocazione di livello 4. Ehi! Questo potrebbe essere meglio di quello di cuore. Questo è l'accampamento. Questo me lo prendo io. Io ho ancora tutta la collezione di tutti i parassiti mindflyer dei miei nemici. Qual era? Guarda, tutti i parassiti. Non deve essere qua, perché ci sono le pozioni in mezzo alle quest. Guarda quanti parassiti. No, non li ho usati e non li userò. No. Ma io non voglio essere più forte. Mi sto divertendo benissimo così. Sono già troppo forte. Non ha senso prenderli, sono già forte. Cioè già faccio anche sti combattimenti qua. Dovrebbero essere belli complicati. Li facciamo al first try. Io non li uso. Porto di là il piatto, che c'ho ancora i gatti che mi circolano intorno. Comunque, consiglio spassionato, prendete l'elementale, cioè proprio vi risolve la vita. Dunque, stavamo finendo di buttare. Vabbè, un po' di arpisti sono morti, mi spiace. Che avevano tutti un sacco di chiavi. Have to keep going. Ehi! Alabarda della vigilanza. Arma della sentinella. Ottiene un bonus +1 all'iniziativa e al vantaggio alle prove di percezione. Riflessi abili. Quando effetti un tiro per colpire come reazione ottieni vantaggio. Incantamento dell'arma +2. Andiamo a Carla. Corazza strisce +2. Riduci di 1 i danni perforanti subiti. Ottieni un bonus +1 ai tiri salvezza. E le proprie caratteristiche su forza. Però è pesante, non la posso usare con nessuno. Bestiario. Mentre sei in ira ottieni 2 turni di collera. Ma questo è super per Carlac. Canta Carlac. Ma vedi. Che roba bella.
Tieni forza del toro, aumenta di 2 la forza fino a un massimo di 20. Non puoi essere spinto contro la tua volontà. Ottieni vantaggio e tiri salvezza per non essere trattenuto. Carica taurino. Ma questo mi dà 2 turni di collera mentre sono in ira. Costituzione più 2 fino a 20. Però questo mi dava 20 di forza. Così va da 18 di forza e 18 di costituzione. Non lo so, sai. Preferivo 2 di forza. E poi questo qua faceva sì che... non mi spingesse. No, la CA è la stessa. Sempre 10 di CA. No, la CA è la stessa. Ma sai che mi tengo, mi sa, la veste potente. Che mi dà anche carica taurina. Sì, è anche più bella questa qua su Karlach. Concordo, è anche più figa. Assolutamente concordo. Vabbè, questa va bene solo per Karlach. Quindi, vabbè, rimando all'accampamento. Esatto, in certe situazioni la carica è risolutiva, concordo. Vediamo questa alabarda piuttosto. Io ho lo spadone di Yorgoral, ma... questa alabarda mi ispira. Questa è tanta roba, è decisamente meglio. Perdo il massacro colossale, un po' mi spiace. Allora, 2 di 6 più 6 tagliente più 1 di 4. 1 di 10 più 7. 1 di 4 tagliente e 1 di 4 di forza. Ma sì, dai, mettiamola. Mi spiace di... cioè, mi... ah, però aspetta. Elisir del Colosso? Prossimo. Ma questa mi dà l'Elisir del Colosso? O è perché io ho l'Elisir del Colosso addosso? No, no, ok, me lo segna anche qua l'Elisir del Colosso, semplicemente perché ce l'ho, ok. Bene. Ok, poi. No one stop me here. Letterina. A chi può interessare? Frug si è incastrato con la testa in un barile di burro e quando il suo piccolo Imp ha cercato di aiutarlo sono caduti entrambi nel cratere di un vulcano. Ho riso così tanto che Zarel mi ha mandato fuori dalla stanza. A parte questo, nient'altro di interessante da segnalare, anche se mi manchi molto. Baci, Flo. Oh. Adesso mi dispiace che sia morto. Leggendo questa lettera, lui mi stava simpatico. E anche io avrei riso. Sono quel tipo di persona. Se cadi e fai qualcosa di divertente e non ti fai male, rido. Capisco se è questo quello buono. Sì. Più 3 classe armatura. Vabbè, lo rivendiamo. Need to find a way forward. Stivali, elmo. Adepto Furek l'abbiamo svuotato. Oh, ma qua c'è un sacco di roba, guarda. Ah, vabbè, la torcia. Vabbè, devo anche farne meno la torcia. Questa roba la manderei tutta all'accampamento. Questa in mezzo alle pergamene. Vedi perché avevo messo quella mod? Cioè l'inventario su sto gioco è veramente un disastro. Cioè dovrebbero mettere che tu puoi dare... cioè esattamente come era nella mod che avevo installato. E anche qui, guarda, portachiavi, ho 3 portachiavi diverse, le cose tipo in 3 diversi portachiavi, non si capisce niente.
Cioè, dovrebbero mettere che tu le cose le metti automaticamente in saccocce assegnate. Cioè, se io dico che in quella sacca ci vanno solo le pergamene, in quella sacca ci metti solo, cioè in automatico mi vanno solo le pergamene. Però il problema è che sta roba non la puoi fare. Sarebbe veramente risolutiva. Allora, le pozioni stavano qui? Sì. Ma poi anche sta roba che c'è, io butto le pozioni qua dentro, neanche me le mette insieme. Cioè, devo io fisicamente cliccare, spostarle una sull'altra. Queste sono robe che dovrebbero patchare. Io ho un sacco di borse e zaini tutti diversi perché appunto si capisce una mazza. Vedi, la mod che avevo messo io, che era questa qua, vedi che tipo libreria, e in automatico quando droppo dei libri me li mette qua. Il problema è che adesso le avevo disabilitate perché mi dava dei problemi con la patch, cioè la mod non mi faceva patchare. Lo so, mod per l'inventario è l'unica soluzione, sono d'accordo. Dovrebbero darci delle icone, la possibilità di avere delle icone per i vari sacchetti. Così in questo modo le cose te le mette in automatico e non stai a impazzire. Tipo qua, gli elisir. Allora. Questi li buttiamo tutti nella sacca. Le pozioni. Questa è porca, vedi che ho sbagliato. E la sacca delle pozioni invece è questa. Basterebbe poter cambiare l'iconcina. Poi io, se proprio che non me le vuoi mettere in automatico, non me le mettere. Però almeno fammi cambiare l'icona. Ah, ma questo falcione della luce lunare? Sbloccava anche farfalle del chiaro di luna. Colpisce un nemico evocando uno sciame illusorio di farfalle del chiaro di luna che forniscono vantaggio agli attacchi contro il bersaglio. Bello! Questa era quella di Selune. Vabbè, la lanterna me la tengo che non si sa mai. Il 15% del tempo di gioco è sistemare l'inventario. Già, ed è un peccato perché potrebbe molto essere snellita sta cosa. La mod ti risolve sto problema. Però se metti la mod poi non hai le patch. Non patchi. È un po' un circolo vizioso. Iena. Aspetta, le frecce uncinate le potrei usare. Ho un buon arco. L'insella, eccola. No, non riesco a targettare l'insella. Eccola qui. Ah, elementale, spostati. Fulmine. Parassita, vedi, stavo lasciando un parassita. Poi me le sposta. Immaginavo che la guardiana avesse un sacco di roba. Del nodo magico, recuperi degli slot incantesimo. Recupera uno slot incantesimo speso di qualsiasi livello. Ma questo a cuore. Assolutamente a cuore. All'inizio del turno, se sei morente, stabilizzati automaticamente. Quando vieni curato, recupera il massimo dei punti ferita possibile da quella cura. Io a lei do gli slot. E a lei, visto che è chierico, e questo forse posso darlo a Will, vediamo. Will, che cos'hai? The pride of the gate.
Ah, i tentacoli. No, i tentacoli li uso. Invece hai il passo velato. Anche il passo velato però mi serve tanto. Uff. Il passo velato con Karlach mi è spessissimo strautile. Il fatto è che se uso passo velato poi non posso... Ma senti, diamola a Karlach. E Karlach è sempre quella che è in prima linea e si prende più botte di tutti. Le cure massime su di lei non sono affatto male. Senza passo velato. È forte, ma amen. Esatto, sì, infatti, una pozione che ti full cura, cioè che ti dà il massimo della cura, o anche un qualsiasi, cioè, essendo lei comunque quella, sono cuore e Karlach quelli che si prendono più tozze, anche se, boh, per X motivi che non ben comprendo, c'è sempre Will che viene devastato, poverino. Infatti adesso aspetta che una pozioncina ce la beviamo. Ne ha poche lui di pozioni. Vabbè, ne una. Peppino! Ciao Peppino LOL, grazie per i 20! Ti voglio augurare buone feste, sarà fantastica streamer. Grazie, bellissimo! Grazie mille, anche a te buone feste! Passare bene, rilassati, divertiti. Grazie di cuore. Elementale... Allora, di qua aspetta. Di qua mi sa che non si passa. Io vorrei esplorare un attimo. Pozione di gigione avevo letto. Olio di piromante. Veleno draw. Rivestimenti per armi. Asemic, grazie mille per il supporto. Bentornato per il quarto. Grazie per la risa buona. Un gruppo di avventurieri mi si è avvicinato con un sorriso dolce e sincero. Avevano bisogno delle mie conoscenze di alchimia per aiutarli a distinguere i rivestimenti per armi. Sostenevano di essere cacciatori di giganti. Provando pietà per questi imbecilli ben intenzionati, ho spiegato loro i... Questa sezione della pagina è stata rovinata in modo irrecuperabile. A margine qualcuno ha premurosamente inserito la seguente nota. Veleni. Avvelenano il bersaglio e talvolta infliggono condizioni aggiuntive. Tossine. Infliggono danni nel tempo. Oli. Infliggono condizioni e possono nuocere alle creature immuni a veleni e tossine. Aveleni e tossine. Ah! Interessante questa cosa. Quindi... Se sono immuni a veleno e tossine, non sono immuni all'olio. Bello. In caso di dubbi sull'alchimia, seguir la regola del 3. Ah sì, questo l'avevamo già letta. Che bella sensazione. Aspetta. Al terzo colpetto di mano accadrà e la gazza coriandoli diverrà. Che bella sensazione. Sono davvero al punto di detestare quella mia dannata rima. La lascerò inalterata nei capitoli precedenti, ma d'ora in poi mi ci divertirò. Garim, grazie per il Prime, benvenuto. Grazie anche a Shinfanel per i 7. Da quando so che adori Van Canto, mai più senza. Madonna, Van Canto. Ho detto, sono stata al concerto, dal vivo li ho sentiti. Master of Puppet. Fatto da Van Canto. Dal vivo. È qualcosa che auguro a tutti. Sono quelle cose che devi sentire almeno una volta nella vita. Loro che a cappella ti cantano Master of Puppet. Se ti capita... Raga, se vi capitano i Van Canto, andate al concerto. Sono dei cantanti... cantanti, sì. È un gruppo che fa cover di canzoni metal a cappella, ma sono bravissimi. Io sono stata a un loro concerto, sono fantastici. Googla, Claudio. Li trovi... Allora, uno dei loro pezzi che preferisco è The Last Night of the King. È bellissima. Ma fanno anche tante cover. C'è una loro cover di Master of Puppet che è famosissima, che fanno tra l'altro anche ai loro concerti, è stupenda. Oh, buone ferie Miki. Ciao Mike, tutti in ferie, che bello. Se mai ci fosse stato un conflitto nei piani dell'esistenza, un conflitto che si gonfiava come se fosse pieno di pus fino a scoppiare per poi scarificarsi, atrofizzarsi e non guarire mai, ma solo gonfiarsi e schizzare fuori di nuovo, un carnevale infinito di dolore e miseria, la guerra sanguinosa sarebbe stato quel conflitto. Infuriava e infuria ancora, a dire il vero, tra i demoni dell'abisso e i diavoli dei nove inferi. Gli astuti Yugoloth possono mettere una parte contro l'altra, ma il conflitto si gonfia e scoppia, si gonfia di nuovo senza bisogno di essere stimolato, combattere nella natura di entrambe le parti. Come cosa in ferie? Ah, io di sicuro non ti faccio lavorare da domani, anche perché io mi levo dalle palle, cioè te lo dico. Se tu vuoi, vabbè, che te effettivamente hai anche Sidonian Taylor, che ci penso, però... Ah, io di sicuro a Natale non ti faccio lavorare, anche perché io non c'ho voglia di lavorare, quindi... Con me sei free, è un wild.
Ciao Suigio, grazie mille per la sub. Sei un elfo libero. Ti ho regalato un calzino. Bene. Dopo questo combattimento entusiasmante è arrivato il momento di addentrarci nelle torri. Ketherick Thorm.